Ciao Lempalinati, finalmente abbiamo finito le selezioni del Italian Road Shot, il concorso indetto per le finali di Taiwan del 2018 organizzate dalla G&G Armament, e abbiamo i due vincitori, ragazzi. Andiamo subito a vedere. Allora ragazzi, si stanno chiudendo i cancelli, ovvero stanno per finire gli ultimi iscritti di oggi, e tra queste persone presenti qua ci sono i due vincitori che si porteranno in tasca il biglietto per Taiwan, quindi c'è una tensione palpabile nell'aria, ovviamente si guardano uno con l'altro, perché qua chi riuscirà a passare prende e vince il biglietto, ma anche tra quelli che sono arrivati tra i primi ci sono persone che vogliono riprovare, e avendo già vinto la replica anche i terzi e i quarti di oggi potranno portarsi a casa la replica, quindi c'è una volontà di arrivare a trovare la posizione, e vediamo come vanno a finire adesso. Allora, sul sito di www.playevents.it abbiamo la classifica generale e Franco Zorzini si posiziona primo con 1 minuto 23 e 35. Franco Zorzini, che era arrivato a posizionarsi secondo a greggio, è riuscito a battere il proprio tempo appunto sabato, abbassando il suo tempo da 36 a 1 minuto 23, facendo veramente un exploit incredibile, dimostrando che quando si è concentrati, quando sia la tecnica, anche cambiando il contesto, quindi cambiando campo, perché ha fatto il record della tappa di greggio ed ha fatto il record della tappa di Lovegro, non è riuscito a ribattersi domenica, avendo pur riprovato, perché ha detto io voglio sentirmi sicuro, voglio anche giocare domenica, quindi ha fatto tutte le prove, tutte le tappe, le ultime tre tappe, però il tempo di 1:23:35 che aveva fatto sabato gli ha permesso di arrivare primo. Invece Simone Rossi si infila in mezzo a Luca Danieli, che era rimasto secondo per tutto il sabato, facendo 1:29:98 appunto sabato, creando questo tempo stupendo, facendo questo tempo stupendo, è rimasto secondo fino a domenica, quando appunto Simone Rossi si infila in mezzo. Danieli ha provato di nuovo a battere il record di Rossi e cercare di infilarsi all'interno dei finalisti, ma purtroppo durante la sua prova esce dal quadrato e di conseguenza viene penalizzato e non riesce a finire la prova. È stato veramente un peccato, sono cose che purtroppo succedono, non è facile mantenere il controllo di tutte le cose quando si fa una competizione a quei livelli, come abbiamo visto era veramente si sentiva proprio un'adrenalina nell'aria incredibile, come succede alle gare sportive. E vi ricordate Stefano Maggi, che aveva condotto la classifica da Ancona fino appunto a Novegro, rimanendo sempre attestato primo? Bene, Stefano Maggi appunto, che aveva fatto il suo tempo 1:36:41, è stato scalzato dagli altri, chiaramente questo tempo è stato migliorato da tutti i precedenti che abbiamo elencato, e non è riuscito anche nella prova di sabato e nella prova di domenica a battere il suo tempo migliore di Ancona, che era di 1:36:41, però è sempre quarto, è rimasto quarto nella classifica generale. È stata una grandissima gara, è stato veramente emozionante alla fine. Ringrazio tutti quanti, la Federazione Italiana Gioco Tattico, Tribox, Origin, Web Cartoleria, la squadra degli Scoiattoli di Torino, che è stata eccezionale. Credo di non aver dimenticato nessuno. Ah sì, Modify, e vabbè, basta, io direi che guardatevi la premiazione. Ciao Impallinati. Arriviamo alla premiazione dei primi due classificati che andranno a Taiwan, ragazzi. Secondo classificato, e appunto lo richiamiamo sul palco, Simone Rossi, e ritorna con un sorriso che non gli si può togliere. Beh, come negarla questa cosa? E gli diamo la coppa, dagliela tu Stefano. Complimenti ancora. E adesso chiamiamo qua sempre sul palco il primo classificato, che con un excursus, poi una riprova, è ritornato, ieri ha fatto un tempo incredibile che non è stato ancora battuto, ed effettivamente rimane uno dei tempi incredibili, migliori che abbiamo visto fino ad oggi, ed è il primo classificato, Zorzini, qua con noi.
Complimenti, veramente, complimenti, complimenti. Mettiti in mezzo, centrale, tutti gli altri stanno lontano e voi due ragazzi vi portate in un'esperienza addosso che ci racconterete. Complimenti ancora. Vi ringraziamo, ringraziamo tutti quelli che hanno fatto, che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto, tutti quelli che ci hanno creduto, che alla fine hanno capito che lo software non è soltanto quello che conoscevamo, ma può essere anche tanto altro e c'è ancora tanto spazio per crescere, diventare ancora più importanti. Ringrazio ancora tutti e ci vediamo fra 2 anni o prima con qualche vlog e conoscerete il destino dei ragazzi. Speriamo che mandino a Taiwan anche me. Ciao, la impallinati!